Ciao a tutti, miei adorati lettori, benvenuti con il consueto appuntamento con la rubrica Le letture del mese, la rubrica in cui vi faccio vedere i libri che mi hanno tenuto compagnia nel mese che è appena trascorso, ovvero maggio. Bando alle ciance e cominciamo. Il primo libro che vi mostro è Il tradimento di Elle Kennedy, terzo capitolo della serie Off Campus. Questo rispetto agli altri è stato meno intenso a livello emotivo, nel senso dei drammi, perché Dean non aveva i drammi e situazioni difficili di Garrett e Luca, che sono i protagonisti dei primi due libri, però devo ammettere che questo ha un tono molto più hot e comunque anche Dean affronterà la sua parte di dramma, così anche come il personaggio di Ellie sarà estremamente interessante da scoprire. Non è bello ai livelli del contratto e lo sbaglio, però è ugualmente una lettura gradevole, divertente e anche molto caliente. Altra lettura. Un cuore bugiardo di Kathy McCurry, quinto libro della serie, appunto, Pushing the Limits, che narra la storia di West, che è il fratello di Rachel, che era protagonista del quarto libro, Una sfida come te, insieme a Isaiah, e di Ellie. È stata una lettura veramente bellissima. La McGarry, io leggerei anche la lista della spesa di questa donna, veramente, anche in questo libro ha saputo toccare il mio cuore, ha saputo veramente emozionarmi. La storia di West e Ellie è assolutamente meravigliosa. E poi c'è la kickboxing, cioè il Muay Thai. Io sono una grande appassionata di arti marziali, quindi per me è stato un doppio innamoramento. West è un personaggio che vi farà innamorare perdutamente, così come anche Ellie è veramente un personaggio femminile, tutto veramente da amare e da scoprire. Altra lettura. Tutto l'amore che mi manca di Emily Henry. Questo qui è stata una lettura molto particolare perché ha intrecciato l'elemento young adult romance con un pizzico di paranormal. Sinceramente la nota paranormal mi ha mandato un po' in confusione, però per il resto la storia d'amore è veramente molto bella. È un sentimento che attraversa il tempo e lo spazio ed è stata resa veramente molto molto bene. I due personaggi, i due protagonisti, di cui adesso non mi ricordo, Natalie e Beau, la mia memoria, scusatemi, sono estremamente dolcissimi, sono intensi, romantici, e veramente è un libro molto molto particolare, con un finale che una persona può interpretare un po' come vuole. Infatti per questa particolarità mi ha ricordato un po' Donnie Darko. Altra lettura. Ignite Me di Terry Maffi, terzo e attualmente ultimo libro della trilogia Shatter Me. Questo epilogo è stato fenomenale. Io voglio più Warner per tutti. Io mi sono dal secondo capitolo a Reveal Me, io mi sono innamorata di questo personaggio, ma in questo libro ha conquistato veramente il mio cuore. E anche Juliette, devo ammettere che si è davvero risollevata. Dal primo libro ha avuto un'evoluzione pazzesca. Mi dispiace per tutte quelle che sono Team Ada, ma io sono Team Warner per sempre. È stata la Maffi, ha fatto la scelta più giusta mettendo insieme a lui. Questo poi è il mio personalissimo parere. È stato un epilogo veramente entusiasmante, emozionantissimo, intrigante, e sono anche ancora più curiosa perché la Maffi ha annunciato che scriverà una nuova serie che riprenderà dagli eventi che susseguono questo libro, quindi sono ancora più curiosa. Ma questo epilogo veramente non mi ha deluso, mi ha lasciato veramente tantissime emozioni ed è stato veramente appassionante da leggere. Altra lettura. Dream Magic di Joshua Kahn, secondo libro della serie Shadow Magic. Io adoro questa serie perché riesce ad unire il fantasy più cupo con lo young adult più spigliato. È un romanzo di narrativa per ragazzi che però può essere letto tranquillamente anche da una neo 31enne come me. Veramente sono libri fantastici con illustrazioni bellissime. Poi adesso non ne ho sotto mano nessuno e quel libro anche al contrario, ho messo male la copertina, quindi è meglio che non lo apra. E comunque i personaggi sono fantastici, l'ambientazione poi sono di un cupo meraviglioso che veramente in un fantasy young adult servono veramente, sono è appunto questo che le rende leggibili anche da noi adulti. E poi Thorne e Lily, sinceramente io li adoro. E poi io voglio Ade, io voglio quel pipistrello sul mio comodino tutte le sere. Un secondo capitolo entusiasmante, non vedo l'ora che arrivi il terzo anche qui da noi in Italia. Altra lettura. Da domani ho preso, scusate, Da domani mi alzo presto di Simona Toma. Questo io ho l'onore di partecipare al blog tour che si sta tenendo ultimamente. Ringrazio appunto Cinzia e la Sperling per avermi coinvolta e per avermi mandato la copia del romanzo. È stata una lettura veramente divertente, emozionante. È il classico romanzo romantico e spigliato e divertente, ideale per staccare da letture un po' più pesanti, e che ci mostra cosa vuol dire rimettersi in gioco alla soglia dei
dei 40, sia in campo lavorativo che in campo amoroso, quindi veramente consigliatissimo. Altra lettura? Absence di Chiara Panzuti, primo libro della serie Absence. Naturalmente questo non è il libro, questo, come ho detto nella recensione, è l'opuscolino che mi è stato portato dalla mia amica Silvia da Torino. Non ho ancora in mano il cartaceo, quindi piuttosto che farvi vedere l'immagine sull'iPad vi faccio vedere questo, che è molto più carino, che contiene i primi 4 prologhi. Questa lettura è stata veramente intrigante e molto molto emozionante, perché davvero l'autrice ha uno stile che si può risultare un po' pesantino, ma davvero è molto scorrevole ed è molto molto preciso e molto fluido. Chiara veramente ha creato una storia poi veramente molto emozionante, molto adrenalinica. Veramente io non so cosa proverei nel ritrovarmi invisibile senza che i miei familiari e i miei amici si ricordino di me. Io veramente andrei pazza. E comunque veramente poi è un viaggio ai confini del mondo veramente emozionante, e poi i personaggi subiscono ognuno una propria evoluzione fantastica e personale che davvero ti tiene incollata. Io l'ho divorato in 2 giorni, è veramente spettacolare. A ultima lettura di questo mese, Paper Princess di Erin Watt, primo libro della serie The Royals. Ringrazio già la Sperling per avermi omaggiato di questa copia cartacea, vi ringrazio tantissimo, grazie Cinzia. E questo libro sta spaccando in due le lettrici e io sono dalla barricata che lo ha adorato. Questo è un libro sì trash, sì con dei cliché, ma soprattutto ha dei personaggi fantastici. Ella è un personaggio femminile con il contro palle, con le contropalle, non siamo volgari, ci guardano anche magari i ragazzini. È un personaggio veramente cazzuto, altro che Tessa e Samantha le possono solo pulire le scarpe a Ella, e poi Royals creano dipendenza. Reed è un personaggio veramente tutto da analizzare, potrà suscitare amore e odio, io personalmente appunto amore e odio, io l'ho amato quanto l'ho detestato, e poi anche gli altri fratelli sono spettacolari, ma di questo ve ne parlerò più avanti, anzi, credo di averla, sì, l'ho già messa la recensione, l'ho messa ieri, quindi se volete saperne di più naturalmente troverete tutte le recensioni, ma veramente a me mi è piaciuto da pazzi, l'ho divorato in 2 giorni, è stato una droga. Se non dovevo fermarmi per mangiare e dormire avrei fatto le ore piccole, e poi in quei giorni lavoravo anche, perché io lavoro a chiamata, e quindi mi è stato veramente impossibile finirlo subitissimo, ma davvero mi è arrivato profondamente al cuore, una lettura fantastica. Bene, anche questo appuntamento si finisce qui, e io sto girando poi la sera del mio compleanno, ovvero sabato 3 giugno, e voglio ringraziare appunto in questo video tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri, mi hanno riempito di messaggi, di messaggini, di pensierini e tutto il resto. Io vi ringrazio, vi amo e vi adoro, veramente siete speciali, vi voglio tanto bene amici miei. Come sempre nel link in descrizione trovate il post con tutte le info dei libri e le recensioni, e poi tutte le recensioni comunque le trovate sul canale, le trovate tranne quella della Toma, credo da domani mi alzo presto, quella non la troverete perché la metterò il 22 giugno in occasione del blog tour, quindi però per il resto le troverete tutte. Troverete anche naturalmente tutti i link ai social di Facebook, Twitter e Instagram. Io vi ringrazio sempre per seguirmi e per supportarmi, vi invito a iscrivervi al canale e al blog così non perderete nessuna recensione. Vi mando un bacione immenso e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!